La fiducia in Italia si sta consolidando, questo sarà l'anno della svolta, lo ha detto il ministro dell'Economia Padoan, intervenuto stamane a Milano al Salone del Risparmio. Siamo fuori dalla recessione, ora però per ridare slancio all'economia non bisogna rilassarsi ed anzi occorre insistere nelle riforme. È moderatamente ottimista Piercarlo Padoan, ministro dell'Economia al Salone del Risparmio a Milano. Ora, dice Padoan, il tema è quello di riconquistare la fiducia degli italiani. I segnali, per quanto timidi, ci sono e vanno incoraggiati. Le misure della BCE e del governo vanno nella giusta direzione, anche se va tenuto presente che nulla sarà come prima. L'economia europea e l'economia italiana stanno entrando in una finestra macroeconomica di opportunità, ma questa finestra di opportunità non ci condurrà in una situazione come quella in cui ci si trovava prima della crisi. Questo non è possibile e non è neanche auspicabile. Padoan invita gli italiani a rischiare di più nell'investire il proprio risparmio, nel senso positivo del termine, precisa. L'Italia e la stessa Europa, dice il ministro, hanno bisogno di più investimenti e di maggiore propensione al rischio. Sarà. Ma un'indagine svolta da Assogestioni e presentata proprio al Salone del Risparmio in corso alla Bocconi evidenzia come invece la cautela domini anche nelle giovani generazioni. Il 60% dei giovani fra i 25 e i 34 anni accantonerebbe il denaro per la futura previdenza. Il 64% dei 18-24 anni lo utilizzerebbe per emanciparsi dai genitori e uscire di casa. Inoltre il 70%, prima di scegliere una forma di risparmio e investimento, ne parlerebbe in primo luogo con la propria famiglia.